pianino. Sì. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Sì, tutto con la patente. Alla prossima. Alla prossima. Dove andate? Senza di... Ciao. Dove ciao. Andate ciao. Senza ciao. Di lui? Sì. Ciao quando ragazzi. Ciao. Ciao. A Milano. Non so mai come non ci siamo mai. Guarda che bello il panorama. Sì. Ma quello che paese è? Castelnuovo, ah, ma ehi! La conosci questa? Guarda. A Stoccolma, Brasile 5, Svezia 2. Prima linea, Garrincha, Didi, Vava, Pelé, Sacao. E il mondo, questo qui era il mondo. La bellezza del mondo. Toccala, toccala! E Paolo Bertolani aveva un rapporto speciale con questo festival e noi abbiamo shippato questo bellissimo verso e poi soltanto dopo abbiamo scoperto che quella staffetta che era suo padre in realtà arrivava proprio qui alle Prade in questo luogo, ma questa è stata una scoperta successiva e che ha aggiunto ancora di più significato a questo, certo. A questo titolo che ormai da 8 anni è il titolo del Festival della Resistenza. In 3 anni di Gaeta, lui mio padre diventa comunista in carcere. E quando parlano dei comunisti che dicono, ah, io dico sempre sì, solo che mio padre è stato costretto in qualche maniera, perché siccome che le carceri erano piene di comunisti, no? Visto che i comunisti sembra che abbiano tutte le colpe di questo mondo, delle cose che è andato di traverso. Questo è stato la Chiesa che l'ha inculcato. No, è stato anche adesso. Sì, sai, ma è una cosa che viene da quel tempo, viene da lontano. Quando ci fu l'apparizione a Fatima, nel 1917, no, mettendo che ci fosse stata, questa Lucia disse che, quando scrisse al Papa, disse che bisognava consacrare la Russia perché la Russia avrebbe sparso gli orrori nel mondo, no? Poi l'ha ridetto anche nel 38 di questa cosa qua, ma nel 38 gli stava spargendo il porco di Berlino, che poi non... c'era un nazionalsocialismo che stava distruggendo, massacrando il mondo. Prima linea, da destra a sinistra, Manuel Francisco dos Santos, detto Garrincha, Valdir Pereira, detto Didi, Ed Valisilio Neto, detto Vava, Ed San Alantos do Nascimento, detto Pele, a sinistra, tornante di sinistra, Mario Jorge Lobo, detto Zagallo! Non ti hanno fermato però, non hanno usato. Sono armato dietro, c'ho tutto falcione, forca. Ciao Riccardo, come stai? Bene. Io? Magari c'è già più scatolina, un po' più grande. Ah, giusto, me l'ho scordato. Bravo, bravo, ci dovete tre dita di scogito. Questi giovani di oggi hanno la mania di prendere la birra senza scusa. Ma non capiscono, io non so, ma che suonati di merda. Dalla parte di là. Sono gli
voi siete il bicchiere? Vabbè, ma cioè, così non vale. Brunello di Montalcino 1974, Silvio Nardi. Va bene? Jack si gira, dai. Poi ho fatto un disastro con quel tappo lì. Ma c'è finito? Ah. Beato chi lo beve e beato chi l'ha bagato. Cibi sovversivi di PMR. La loro... dove sta? Il Pio sta nella loro santità. E dove sta la loro santità? La loro santità sta nel concepire una gratuità assoluta di amore per la vita e per la vita della propria prole. Una gratuità che li dissangua, una gratuità che le smembra, che le smagrisce, ma che crea il miracolo di una generazione gagiarda. Una generazione che, arrivata a 18 anni, si metterà in testa la rivoluzione. Ma cosa avrei potuto anche solo immaginare di ciò che io ho fatto e ho pensato se non fossi stato nutrito da quella mia famiglia? Non mi hanno dato da mangiare, mi hanno nutrito, mi hanno cresciuto. Mi hanno cresciuto con il meglio di ciò che potevano portare a casa, nel modo migliore in cui potevano acconciarlo. Certo, non tutti i giorni erano ravioli. La mortadella a Bologna. La mortadella a Bologna è stata studiata dal Fondo Mondiale di Sanità perché risulta essere terapeutica. E non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna, il privilegio, di ascoltare il rumore della fetta di mondiola che viene affettata. È un zzzz, un zzzz. Che si svolge. E si chiude la vescica lasciando fuori il becco della carne. Una delle cose che facevamo in una casetta in campagna a Rebocco era quello di, in una situazione dignitosa di povertà, molto quasi bella, secondo me era molto bella, perché stavamo bene, e c'era questa abbondanza a tavola, dove bastava che mia madre dicesse: papà è andato per funghi, prendi due tuoi amici al bar, andavo giù a Rebocco, ne arrivavano solo in 22, e continuavo a buttare tonnellate di denaro. Quanti cazzo hanno preso il papà di funghi nel monte? Cioè, qualsiasi cosa era tonnellate in roba industriale di... Mio papà era uno che non aveva le galline, aveva i conigli, una volta un coniglio è nato senza un orecchio, l'abbiamo tenuto in casa, perché diceva che sennò gli altri conigli lo prendevano in giro perché era senza un orecchio e mi piaceva. Poi dice: a Londra un grosso roditore filmato di fronte alla casa del primo ministro, un roditore, dice: Robetta, a casa di Berlusconi ci sono delle toppe alte così, nessuno dice niente. Poi Berlusconi dice: cazzo, come lo nomino arriva il vento, cazzo, va bene. Dice Berlusconi, dice: ma quale sesso con le minorenni? Ha detto Berlusconi: basta questa storia, basta col sesso con le minorenni. Dice: basta, ho una fidanzata e allora ci amiamo, la porto tutti i fine settimana a Gardaland. Questa è una cagata, cioè. Sono gente con meno cazzate e c'era già nel documento. Quindi abbiamo trovato un sistema che almeno certo. Quasi si fa io delle Venezia. Parla della bellezza del cinema americano, parla di Bergamo, parla della Svezia, parla della Mono, che tipo sono? Parla di Buñuel. Sei mesi fa, perché noi siamo passati in mezzo a un periodo politico grande, e la gente non capisce. Senta, lì ci vuole forse, se non più di gente vale, non è stata. Tutte, però ci rendiamo conto di quello che è passato poco tempo fa. È quasi una specie di... Ci sono quasi un diario. Beh, questo perché l'Italia non sarà mai un popolo rivoluzionario. È sempre fermo, è sempre fermo a siamo un popolo di profughi, sempre fermo a prima della guerra, siamo un popolo di, diciamo, che vestia anche la gente come feste qua, ma non te le fa veste come in tempo di guerra. Poi c'era Berlusconi bestemmiato per sminuire la vicenda del TG1 nega l'esistenza di Dio. Questo mi piaceva.
Non parli della bellezza del mondo, e se non parli della bellezza del mondo la gente non cresce e la gente non migliora perché non ha queste bellezze che gli proponi e non gioisce, non si entusiasma, ma se non gli proponi non può entusiasmarsi e non può crescere, non può migliorare. Ma lui non, vedi, non parla di queste cose, parla di segate, parla. È come Benigni. Berlusconi ha parlato la mano, dall'inizio della legislatura il primo problema viene dalla tua sinistra. La regione Lazio, la Polverini con una circolare ha ridotto i dipendenti di uso difensivo. Non possono amicizia, questo è il tuo viaggio. Sant'Ora hanno sospeso 10 giorni per l'espressione Baffa Bicchieri. Non dà forza alla gente, non gli trasmette la forza, la speranza, la gioiosità, non gli trasmette quella voglia di vivere, quella voglia di gioire, non trasmette la voglia di gioire. Ma è ridicolo, perché dopo riprendono per un discorso pagliaccesco Berlusconi, quindi, però Berlusconi è proposto da Benigni e da Vergasso in un modo pagliaccesco, così come dire, è un fenomeno così da paragone, quindi si prende così tutto. Lo ripropone come un fenomeno, non lo propone come un Vergasso, la sai perché non serve a un cazzo, perché non propone Berlusconi come un pericolo per la democrazia, lo propone come un fenomeno da baraccone, come un fenomeno così pagliaccio come Benigni. Non lo presenta come un fenomeno, come un pericolo. E allora non serve a un cazzo neanche. Ieri i suoi spettacoli non servono a un cazzo. Ha anche il Trotta, dice, del resto mi capito lasciato da sola a casa con il rischio che si ingoiava tutti i gormiti, poveraccio, filmo io, filmo Romeo. Lottare pensando di aver già perso vuol dire essere sconfitti. A noi partigiani questo non è successo. Vedete, quando siamo andati sui mondi, se avessimo dovuto fare il ragionamento che tanti fanno oggi purtroppo nel nostro popolo, ma sono forti, sono ricchi, non ce la facciamo, è inutile stare a fare delle cose, quello che fanno è per rimediare alla meglio e farci soffrire meno, figuriamoci, no? Se avessimo fatto questo discorso a noi, i tedeschi sono fortissimi, avevano delle divisioni, noi avevamo poche centinaia sui monti i primi tempi, e ci davano di quelle botte che non avete idea, venivano su 8, 9.000, 10.000 quando erano stufi di essere sabotati e ci tiravano a zero. Si ricominciava perché credevamo in quello che facevamo e lo volevamo raggiungere, non siamo andati persi, e io vorrei che voi prendeste questo messaggio, non pensate sono forti e quindi abbiamo già perso, sono forti e noi vinceremo lo stesso. Dovete fare questo oggi, avete la Costituzione in mano che vi dà ragione, è impossibile non vincere, non battersi avendo ragione, la Costituzione ce la dà. Siamo dalla parte della ragione, datevi da fare compagni, datevi da fare e non vi arrendete, altrimenti sarà dura. Grazie e buon lavoro. E vi saluto così.